Ciao ragazzi, oggi siamo qui tornati con un nuovo video su Yu-Gi-Oh! Dove andremo ad analizzare uno degli archetipi che più preferisco. Ebbene sì ragazzi, da come potete ben vedere, oggi parleremo della Divina Commedia e dei Burning Abyss. Iniziamo parlando del nome dell'archetipo, che può essere spezzato in due parti, ovvero Male Branche, che significa propriamente cattivi artigli, riferendosi propriamente agli uncini che loro stessi posseggono per lacerare i dannati, mentre per quanto riguarda la seconda parte del nome, Abisso Bruciante, si vuol fare riferimento al posto in cui si trovano i diavoli e probabilmente si riferisce allo stesso inferno, come luogo profondo, oscuro e relativamente molto caldo. Queste creature sono un gruppo di 13 diavoli presenti nell'inferno dantesco, più precisamente nel 21esimo, 22esimo e 23esimo canto, e il loro compito era quello di controllare i dannati della quinta bolgia dell'ottavo cerchio in modo tale che questi non uscissero dalla pece bollente. Bene, finite adesso le premesse, andiamo ad analizzare le carte. Le prime uscirono in Duea, ovvero Alleanza dei Duellanti, nell'agosto del 2014. Tra queste abbiamo Dante, Viaggiatore dell'Abisso Bruciante, Skarm, Graf, Cir, Male Branche dell'Abisso Bruciante e la carta trappola, Il Viaggiatore e l'Abisso Bruciante. Partiamo ovviamente da Dante. La carta riprende il personaggio Durante di Alighiero degli Alighieri, anche noto come Dante, figura nata a Firenze nel 1265 e scrittore della Divina Commedia ovviamente. Il nome della carta definisce proprio il suo compito, infatti viene definito come il Viaggiatore dell'Abisso Bruciante, ovvero il Viaggiatore dell'Inferno. Inoltre, l'effetto della sua carta afferma che se questa carta attacca, viene messa in posizione di difesa alla fine della battle phase. Ovviamente, l'effetto riprende un elemento caratteristico di Dante, ovvero lo svenimento. Parliamo adesso dei tre mostri malebranche. La carta Skarm deriva da Scarmiglione, nome di uno dei diavoli della quinta bolgia, posti a guardia dei barattieri. Nella commedia possiamo vedere che viene richiamato all'ordine da Malacoda nel momento in cui sta per uncinare Dante. Il suo nome sembra derivare da scarmigliare, propriamente scompigliare o arruffare i capelli, per cui il suo aspetto dovrà probabilmente essere consono al suo nome. La carta Graf deriva da Grafficane, lo possiamo ritrovare nel verso 34-36 ed è il diavolo che pesca l'anima del dannato che non è nascosta dentro la pece bollente, a differenza di tutte le altre al passaggio dei diavoli in marcia. È il protagonista quindi di una sola terzina e il suo ruolo è abbastanza marginale. Egli infatti viene chiamato da Malacoda per la scorta assegnata a Dante e Virgilio per il passaggio della bolgia dei barattieri. Il suo nome è un chiaro riferimento ai suoi artigli e alla sua natura animalesca che lo fa probabilmente assomigliare a un cagnaccio. Inoltre, e qui possibile dissing, in Toscana esisteva una famiglia di nome Raffacani e quindi probabilmente potrebbe esserci una correlazione tra le due cose. La carta Cir deriva da Ciriatto, che secondo tutti i commentatori significa porco, anzi porcellino. Questa interpretazione è rafforzata anche dalla descrizione che Dante dà del diavolo. Anche questa creatura dalle grandi zanne è protagonista di una sola terzina. Infatti, lui si avventa sul Ciampolo di Navarra, ovvero il dannato pescato dalla pece bollente. Il suo obiettivo era quello di fargli sentire come tagliavano bene le sue zanne, ma il comandante, Barbariccia, si interpone per bloccarlo subito. Per concludere questa prima espansione abbiamo la carta trappola, Il Viaggiatore e l'Abisso Bruciante. In questo artwork ritroviamo Dante ancora solo davanti ad un portone, mentre intorno a lui incombe solo l'oscurità. Probabilmente quello è il momento prima dell'incontro tra Dante e Virgilio, solamente che quello che noi vediamo non può essere l'entrata dell'inferno, perché prima c'è l'antinferno e quindi non avrebbe senso disegnare le fiamme. L'altra ipotesi è che quella sia l'entrata della bolgia, e visto che lì dentro si trova un fiume di pece bollente, le fiamme all'interno dell'artwork avrebbero un senso. L'unico problema è che non è presente Virgilio. Spostiamoci adesso nella seconda espansione, Netch, ovvero i nuovi sfidanti, uscita nel novembre del 2014. In questa bustina era possibile trovare Virgil, rockstar dell'Abisso Bruciante, Rubik, Alic e Kalkab, male branche dell'Abisso Bruciante, e la carta trappola, Lago di Fuoco dell'Abisso Bruciante. La carta Virgil riprende la figura di Publio Virgilio Marone, un poeta romano, autore delle Bucoliche, delle Georgiche e delle Eneide. Il suo nome, Rockstar,
probabilmente può derivare sia dal fatto che fu massimo esponente della poesia romana all'epoca, diventando poi nei secoli una delle figure più importanti della letteratura, sia perché per Dante fu maestro durante tutta la sua formazione, ovviamente in maniera indiretta studiando i suoi scritti. La carta Rubik deriva da Rubicante. Il suo nome non ha un etimo semplice e letterario come gli altri diavoli, ma ha dato origine a diverse ipotesi discordanti. Una di queste è che derivi da Ruber, rosso, anche se tutti i diavoli dovrebbero avere un colore più o meno nero, anche se il rosso nel Medioevo è spesso segnalato come un colore dal simbolismo negativo. Una seconda ipotesi è che derivi da Rabies, rabbia, e quindi sarebbe il rabbioso, mentre una terza ipotesi lo collega a Gabrielli da Gubbio, ovvero il podestà di Firenze che firmò l'esilio di Dante e che forse fu soggetto a vendetta trasversale del poeta. Questa si tratta dell'ipotesi un po' più forzata, ma volevo comunque dirvela per non lasciarvi buchi. Adesso sta a voi decidere qual è quella vera. In più, per chi volesse saperlo, in Toscana esisteva una famiglia chiamata Rubaconte. Il suo ruolo nella commedia è secondario e circoscritto ad una sola terzina. Egli viene chiamato da tutti i diavoli per squartare il dannato appena pescato dalla pece nera, ma viene interrotto da Dante e Virgilio che vogliono porgli qualche domanda. Inoltre, questo povero diavolo è l'ultimo ad essere chiamato da Malacoda per la scorta che lui assegna a Dante e Virgilio. La carta Alic deriva da Alichino. Molti studiosi credono che Dante si sia ispirato al demone Helequin, presente in molte leggende e rappresentazioni popolari come demonio. Per quanto riguarda la radice del suo nome, è di origine germanica. Holleconing, re dell'inferno, traslato in Helleking e poi in Helequin. Nella commedia, la creatura viene chiamata per prima da Malacoda, sempre per accompagnare Dante e Virgilio nel passaggio della bolgia. Alichino è il diavolo che, quando viene pescato al dannato, fa da garante tra lui e gli altri demoni, convincendoli ad accettare la sua proposta per non venir squartato, affermando che, se il peccatore lo avesse fregato, sarebbe stato abbastanza veloce da riacciuffarlo. La storia ovviamente si conclude col dannato che riesce a fuggire e Calcabrina, più desideroso di azzuffarsi che di squartare il dannato, si getta sul compagno sfoderando gli artigli, venendo a sua volta graffiato, finendo poi entrambi così nella pece bollente. La carta Calcab deriva da Calcabrina. Il suo nome, secondo gli antichi commentatori, significa colui che porta la brina, e forse Dante voleva solo alludere alla sua leggerezza. Inoltre, in Toscana esistevano due famiglie, una chiamata Lanciabrina e l'altra Calcabrina, note per le sue posizioni ghibelline. Nella commedia possiamo vedere che viene chiamata per seconda da Malacoda dopo Alichino, mentre per quanto riguarda tutta la situazione col dannato, lui ovviamente segue in silenzio la scena, sperando che scappi per potersi azzuffare. Infatti possiamo vedere che segue Alichino nella sua corsa verso il fuggitivo. Ovviamente poi, quando si rende conto che il dannato è riuscito a fuggire, avventa i suoi artigli sul compagno ed entrambi, come abbiamo già detto prima, rotolano nella pece bollente. Per concludere questa seconda espansione e la prima parte di questo video, abbiamo la carta trappola Lago di Fuoco dell'Abisso Bruciante. Questa carta permette, mandando due mostri Abisso Bruciante al cimitero, di scegliere fino a tre carte sul terreno e distruggerle. L'artwork e l'effetto di questa carta ovviamente riprendono il passo della commedia già citato in precedenza. Infatti possiamo vedere Calcabrina e Alichino cadere nella pece bollente e dimenarsi per uscire. E va bene ragazzi, per oggi è tutto. Settimana prossima ovviamente andremo ad analizzare tutte le carte rimanenti. Vi invito come sempre a mettere mi piace, commentare, iscrivervi e accendere la campanellina. E di passare qua sotto in descrizione che trovate tutti i miei social, tra cui la mia pagina Instagram e la pagina Instagram Kaiba Corporation 3.0. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!